Ciao a tutti i lettori di Guida Finestra. Oggi volevo parlare di sopralluoghi in un cantiere particolare molto lontano dalla nostra sede che abbiamo dovuto affrontare. Era un cantiere all'Isola d'Elba, quindi a 400 km di distanza da Forlì Cesena, chiaramente dei quali una parte via mare, quindi la logistica giocava un ruolo fondamentale, ma soprattutto anche i sopralluoghi, che è proprio lo spunto che voglio prendere per questo video articolo. Perché il sopralluogo, sappiamo, nel nostro settore è qualcosa di fondamentale. Noi non vediamo prodotti finiti come un'autovettura o una televisione che vanno sempre bene. Dobbiamo adattarci alle situazioni che troviamo in cantiere, soprattutto quando parliamo di ristrutturazione edilizia con una parte dell'involucro esistente. Quindi che cosa abbiamo fatto e che cosa consiglio? Consiglio un primo sopralluogo prima dell'ordine dei controtelai. Perché? Perché bisogna verificare che le murature che magari ha disegnato già il progettista nel progetto corrispondano al vero. In questa fase io consiglio di fare già delle tavole di posa dove sono progettati tutti i nodi, il primario, il secondario, il controtelaio e l'infisso, e recarsi ai cantieri con queste tavole, in modo da valutare gli ingombri degli stessi nodi che siano effettivamente realizzabili con la muratura attuale, o eventualmente di prendere delle direzioni diverse. Poi consiglio un secondo sopralluogo una volta che sono stati costruiti i controtelai e vengono consegnati, perché solitamente purtroppo i controtelai sono sempre a carico dell'impresa, è difficile scorporarli, impuntarsi e diciamo così imponendo che il controtelai venga montato dal serramentista, perché sembra quasi che vuoi portare via del lavoro all'impresa. Quindi ad oggi diciamo che l'80% dei lavori questa competenza del controtelai va verso l'impresa edile. Però quando gli consegniamo i controtelai è chiaro che sarebbe più facile consegnarli attraverso un vettore meno costoso, soprattutto quando sei in un cantiere così lontano. Però se li consegniamo noi possiamo spiegare esattamente come devono posarli, fargli vedere quali sono le criticità. Noi ad esempio abbiamo già un manuale che consegniamo all'impresa, però se lo viene consegnato via mail o anche via cartaceo spedendolo via posta, questo manuale spesso non viene letto, perché sono poche le imprese che si prendono la briga, pensano già di sapere tutto quello che devono fare. Invece se gli si porta il controtelai personalmente e gli si sfoglia il manuale insieme a loro, gli si fa vedere quali sono le cose importanti, poi attraverso il manuale si prendono anche degli spunti per dire guarda questa cosa importante del piombo, questo è lo zero, eccetera eccetera, tutte le cose che sappiamo esattamente come fare nel nostro lavoro. Poi una volta posati i controtelai, io consiglio di non mettere in produzione gli infissi fidandosi magari dell'impresa che ti dice sì ho montato tutto a posto, non ho modificato niente, non ho tagliato, sono rimasti così come me li hai consegnati. Consiglio di tornare e di verificare le misure per un'ultima volta, perché anche il controtelaio stesso, anche se lo produciamo noi, a volte tutti si possono sbagliare, magari è stato prodotto con un incasso diverso da quello del progetto, magari doveva avere un incasso da 50 e l'incasso è di 45, e 5 mm sappiamo che nel nostro settore insomma iniziano ad essere già un guaio, perché possono far sì che l'infisso una volta che si va lì a posare non entri dentro il vano. Quindi questa misura, questo rilievo finale, anche se può sembrare una perdita di tempo, è fondamentale per non avere errori. Io in quell'occasione cosa faccio? Vado a ripetere un po' tutte le scelte insieme al cliente, quindi andiamo a vedere le mani di aperture, il colore degli infissi se non sono stati ancora ordinati, ad esempio la maniglia, o se serve un vetro satinato nel bagno che prima non lo voleva, poi dopo ha cambiato idea, tutti questi piccoli dettagli che magari possono essere ancora cambiati prima di andare in produzione con gli infissi. Poi, in ultimo, quando i posatori andranno a posare i serramenti, bisognerà guardare la logistica, ma la logistica bisogna guardarla a priori, quindi durante il primo sopralluogo, oltre a controllare le misure, bisogna controllare anche la logistica, l'accesso, se ci sono delle strade difficili, se è un piano rialzato, se si va con la gru, se bisogna magari consegnare i serramenti smontati. Tutte queste annotazioni sono fondamentali, anche ad esempio banalmente il ristorante per mandare a mangiare i posatori sono lontani da casa, l'albergo per farli dormire, perché poi dopo diventa sempre più difficile a distanza. Eventualmente lì, quando si parla con l'impresa edile del posto, perché io parlo soprattutto per i posti quando si è lontani, quando non si conosce la zona, si possono prendere delle informazioni su come meglio organizzare anche la posa in opera che verrà fatta successivamente. Quindi, ricapitolando, qual è il numero minimo di sopralluoghi
per un'azienda che fa serramenti? A mio avviso sono tre i sopralluoghi minimi. Il primo è per prima di realizzare il controtelaio, il secondo è quando si consegna il controtelaio, se non lo fa il tecnico delle misure lo può fare anche il tecnico dell'officina, della posa in opera, che sa esattamente come deve posare il controtelaio, così glielo può insegnare al posatore edile. Terzo sopralluogo, quando si vanno a fare le misure definitive, una volta che i controtelai sono montati, e in quell'occasione controlliamo le diagonali, controlliamo i piombi, controlliamo i piani, controlliamo che i telai siano stati montati correttamente. Come sempre, spero che questo video vi sia stato di aiuto, di spunto per fare sempre meglio il nostro lavoro di serramentisti e sempre con passione e con entusiasmo. Ciao e al prossimo video!